Il Pescara capisce a sue spese che non basta un tempo per portare a casa punti, anzi speriamo che lo abbia capito, perché se l'operazione era riuscita a Terni, ieri sera contro il Bologna i biancazzurri hanno rimediato una sconfitta che solo un secondo tempo dignitoso è riuscita a mitigare. Ma è troppo poco, sconfitta frutto di una serie concomitante di situazioni e circostanze, come le scelte di Baroni che cambia mezza squadra rispetto a Terni e lascia in panchina l'eroe del Liberati, Pasquato, gli orrori difensivi e un arbitraggio al limite dello scandaloso che però ha lasciato scontento soprattutto il Bologna. I primi 45 minuti sono da encefalogramma piatto, in 9 minuti i pescaresi sono come un pugile suonato che prende un montante e due diretti da KO, ma resta in piedi solo con la speranza di arrivare al gong. Il montante arriva al 28esimo quando centrocampo e difesa lasciano a Bükel l'autostrada libera per andare al tiro e trovare il gol strepitoso. Evidenti le colpe in fase di chiusura. Il Pescara accusa il colpo e si piega sulle gambe, il Bologna ne approfitta 2 minuti dopo e su una palla in uscita persa malamente, la Ribi trova lo spazio e il tempo per servire acqua fresca che non deve fare altro che appoggiare in gol sul primo palo. L'1-2 è micidiale, per di più nell'azione del secondo gol Felsinio si fa male Ćosić e al suo posto entra Pesoli. 7 minuti e arriva il tris. La difesa e il centrocampo pescarese vanno a spasso per il campo, il giropalla rossoblu è letale e Casarini completa la vendetta degli ex lancianesi battendo da dentro l'area di rigore Fiorillo per la terza volta. La reazione del Pescara non c'è e le squadre vanno al riposo sullo 0-3. Partita compromessa, ma ci si attende una reazione nella ripresa che puntualmente arriva. Il Bologna pensa di aver già vinto la gara, il Pescara prova a riaprirla. Al 7° punizione di Politano e Salamon in area trova lo spazio giusto per colpire di testa e indirizzare nell'angolo basso. Al resto ci pensa Coppola con una papera colossale. Entra Pasquato al posto di Lazzari e l'attaccante al 20esimo entra in area e si lancia verso la porta. Uscita di Coppola è maldestra ma regolare, Pasquato termina a terra, l'arbitro a bocca e fischia il rigore e l'espulsione del portiere rossoblu. Lopez mette Stojanovic al posto di Cacia, ma la trasformazione di Maniero è impeccabile. Partita riaperta, ma il Bologna adesso ha un portiere in porta. Politano è scatenato, poco dopo la mezz'ora si accentra e tira dal limite, la palla è di poco fuori. Il Bologna barcolla ma non crolla, Maniero in aria, il tempo e lo spazio per girare verso la porta, ma Stojanovic è pronto alla respinta. La superiorità numerica dà coraggio al Pescara, ma al 43esimo Salamon ferma un giocatore Felsinio a centrocampo. Per l'arbitro ci sono gli estremi per il giallo e il secondo per il polacco che viene espulso. L'ultima emozione arriva al 90esimo, quando il Pescara sfiora il gollonzo del secolo nella più fantoziana delle azioni. Pugni di Stojanovic, nuca di Melchiorri, calcio di Ceccarelli, palo e palla fuori. Matura così la prima sconfitta in campionato, che fa male perché ottenuta in casa, perché rimediata male.